Siamo con il capitano per commentare questa partita. Un giorno particolare per te, innanzitutto Nicola, complimenti. Sono 150 partite in maglia rosso-blu, ma so che tu magari le volevi festeggiare in un modo diverso. Beh, assolutamente, fa piacere raggiungere questo traguardo con questa maglia. Dispiace tantissimo per la vittoria, siamo super incazzati per come abbiamo perso, perché comunque è stata una partita, il primo tempo è stata una partita equilibrata, il secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di passare in vantaggio, poi abbiamo preso questi due gol evitabili. Ripeto, dispiace, però siamo stati, l'abbiamo anche riaperta, però siccome quando prendi due gol devi farne sempre uno in più per pareggiare o per vincere la partita, dispiace, ripeto, dispiace, siamo veramente dispiaciuti, incazzati, però fra 2 giorni, 3 giorni si rigioca, dobbiamo ricaricare le pile, le batterie, perché ancora siamo lì per raggiungere l'obiettivo dei playoff. C'è Nicola, un fil rouge che accompagna un po' i Gupi in questa stagione. Troppi gol presi e ritardi. Sì, il primo gol, dai, dopo c'è anche il gran tiro del giocatore del Cesena, il secondo gol è sicuramente molto molto più evitabile, però ripeto, quando prendi gol ne devi fare sempre uno in più per vincere la partita o devi fare sempre uno o due gol per pareggiarla, quindi dobbiamo evitare di prendere gol perché le partite si decidono su episodi e basta un gol per vincere la partita anche al 90esimo, però dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare, ripeto, l'obiettivo nostro è una volta raggiunta la salvezza, adesso è riuscire a arrivare nei playoff. Il Cesena oggi ci ha creduto di più, aveva più fame di noi. Ma non lo so, perché comunque dai, la partita è stata equilibrata, sicuramente non siamo stati brillanti come 3 giorni fa, però che ti devo dire? Quando vincono comunque sono bravi gli altri. Dispiace, noi sicuramente ce l'abbiamo messa tutta, potevamo fare sicuramente di meglio, però ripeto, fra 2 o 3 giorni si gioca un'altra partita fondamentale per noi, perché vincere, ci dà un passo in più per raggiungere l'obiettivo. Senti Nicola, chiudiamo con una battuta sul tuo percorso rosso-blu. 150 gare, un percorso lungo, un amore che continua, che continuerà, ci auguriamo anche la prossima stagione. Una partita che ti ricordi così a caldo che non dimenticherai. Quella col Perugia, Da da capitano. capitano, raggiungere, fare una vittoria storica del genere, sicuramente è quella, anche perché comunque gli ultimi anni sono stati anni un po' travagliati con salvezze raggiunte all'ultima giornata di campionato, quindi sicuramente quella comunque è la partita più bella da capitano che potevo, perché ricorderò per tutta la vita.